Il confronto indiretto fra i due capitani ha deciso forse il risultato. La regia di Bulgarelli in posizione di libero avanzato è stata esemplare. Dall'altra parte, invece, Rivera ha subito un infortunio nei primi minuti e la manovra del Milan ne ha pesantemente risentito. La prima rete arriva al quarto su un lancio di Gregori dalla sinistra. Ghetti si libera in dribbling e batte Vecchi con un tiro non molto forte ma angolato. Il Bologna per tutto il primo tempo è padrone del campo. La seconda rete al 27esimo su calcio di rigore per un inutile fallo di mano di Anquilletti su cross di Ghetti. L'esecuzione di Savoldi è impeccabile, 2-0 per il Bologna. Arriva al 44esimo del primo tempo con una manovra che si snoda da Bulgarelli a Savoldi a Perani. Firma la rete Novellini e il primo tempo si chiude con un punteggio clamoroso, Bologna 3, Milan 0. Giunge al quarto d'ora del secondo tempo su rigore. È Perani che devia col braccio la palla colpita di testa da Rivera. Dal dischetto degli 11 metri il capitano rossonero non sbaglia. Milan arriva a 3 minuti dalla fine. Chiarugi fa tutto da solo e raccoglie un caloroso applauso. Non c'è più tempo però per tentare di rimettere in equilibrio il risultato.